Buonasera amici di Radio Saiuz e benvenuti per questa nuova diretta di Osservatorio Antimafia. Con voi Antonella Intranò. E Ugo Lombardi. Salutiamo Rosario Moreno e lo ringraziamo per la regia centrale da Treviso. Ciao Rosario. Buonasera, Ciao buonasera, Rosario. buonasera, buonasera. Eccomi qua. Salutiamo Massimo Bonella, editorialista di PianetaOggiTV.net da Venezia. Ciao Ciao Massimo. Massimo. Sì, buongiorno a voi tutti e buonasera a voi tutti, un saluto altresì ai nostri ascoltatori. Bene, in attesa di collegarci con la nostra ospite Luana De Francisco, passo la linea a Rosario Moreno per i saluti al network. Prego, Rosario. Grazie Antonella, buonasera cari amici del condominio di Radio Saiuz. Questa sera mi fa compagnia Omero, Omero il mio grande cane che è alto 3 metri e insomma ogni gamba è 2,40 metri, potete immaginarvi. Scherzi a parte, una buonasera a tutti quanti. Voglio ricordare a tutti gli amici che, come di consueto nelle nostre trasmissioni in diretta, andiamo a reti unificate, quindi ricordo le nostre web radio: Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Sismondi Libri da Salgareta in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana e Modena Noi Radio sempre da Modena. Ovviamente sempre anche sulle radio Radio Saiuz e Radio Saiuz Classic sul sito radiosaiuz.it. I nostri canali TV sono su Facebook, su YouTube e su radiosaiuz.it, quindi non potete dire che non ci vedete o non ci sentite, perché insomma a questo punto non sapremo, dovremo prendere l'acqua santa. Bene, la nostra chat è aperta, quindi scrivete nella chat per le vostre domande all'ospite oppure per i vostri commenti per la diretta. E per gli SMS e WhatsApp è aperto il numero di telefono 393 78 80 195. Antonella, ti ripasso la linea con molto piacere. Grazie Rosario e mi associo con Ugo naturalmente ai saluti al network e a tutti coloro che ci seguono. Ho dimenticato durante la diretta delle 18.30 di informare i nostri ascoltatori che è sempre attivo l'indirizzo di posta elettronica info spazio aperto @gmail.com. Attendiamo sempre i vostri suggerimenti, le vostre opinioni e diteci pure quello di cui vorreste parlare assieme a noi. Gli ospiti veri alla fine siete voi. Passo adesso la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego Massimo. Sì, grazie a Intranò alle 21.03, saluto anche Lombardi che è arrivato alle 22, ecco, perché ero un po' preoccupato, ormai non si sente alle 18 e 30 minuti. Allora, aspetta che ho lasciato per strada i nomi, allora, rispettivamente, Antonella e Ugo. Dunque, detto questo, a parte insomma la parentesi, veniamo alle news, ecco, ce n'è una che riguarda Banca Etruria, poco più di un'ora, dunque poco più di un'ora in Camera di Consiglio, poi il gruppo di Arezzo ha deciso l'assoluzione per l'ex presidente di Banca Etruria Fornasari, l'ex DG Bronchi e il direttore centrale Canestri. L'accusa aveva chiesto 2 anni e 8 mesi per Fornasari e Bronchi e 2 anni per Canestri, tutti imputati per ostacolo alla vigilanza di Banca Italia. Quest'ultima era stata ammessa come parte civile e aveva chiesto un risarcimento danni per 320.000 euro. Diamo uno sguardo alla nostra testata giornalista da dove vi parliamo, pianetaoggitv.net, con la piccolina, diciamo la piccola nata Radio Favaro Veneto del circuito Radio Saius. Dunque, a taglio primo abbiamo una trasmissione speciale, Pianeta Oggi Speciale, dedicata al ricordo di Italo Sbrogio, ex sindacalista, scrittore, che si è spento domenica scorsa. Oggi c'è stato il funerale, una sala gremita di persone, c'erano personaggi della politica locale e anche ex sindacalisti. Dunque, in questa trasmissione ci sarà anche l'intervento di Gianfranco Bettin, attivista politico, scrittore e saggista. Poi a seguire una testimonianza di un amico e collega di lavoro di Italo, il signor Ruggero. Dunque andiamo avanti, poi a taglio medio abbiamo un speciale a cura di Pandora TV dal titolo Il tren nucleare della Russia. Poi a seguire di nuovo il settimanale di Pianeta Oggi TV.
Il tema è le caratteristiche del bambù. Da Fiume Veneto, siamo in provincia di Pordenone, intervista Lorenzo Bar, presidente dell'Associazione Italiana Bambù, e quindi Angelo Speranza, organizzatore della conferenza, Alessio Prosser, assessore all'urbanistica di Fiume Veneto. Questa trasmissione viene poi trasmessa anche nel circuito interregionale terrestre, vale a dire in alcune televisioni del digitale terrestre che vanno dal nord-est Italia fino in centro, praticamente da Video Telecarni a Teledea di Chianciano. Dunque, detto questo, vediamo se abbiamo delle notizie dell'ultimo momento, così ve le do subito al volo. Diamo uno sguardo. No, non ci sono notizie di rilievo, quindi alle 21.05 restituisco la linea a Antonella Intranò e a Ugo Lombardi per la conduzione di Osservatorio Antimafia. A voi. Grazie a Massimo Grazie. Bonella e con te naturalmente ci risentiamo in chiusura di trasmissione per gli aggiornamenti dell'ultimo minuto. Sì, anche perché devo dire una novità che riguarda domani sera che ci sarà un qualcosa di interessante qui a Radio Science. Prego. Ma Radio Science è sempre fonte di cose interessanti, per cui dov'è la notizia? La notizia, beh, la possiamo dare adesso, ti rubo 30 secondi. Praticamente sperimenteremo una nuova trasmissione. Infatti, come sapete, Radio Science da settembre sta potenziando il suo palinsesto per arrivare poi a un regime da gennaio 2017. E da qui poi, a questo lo accenniamo, ancora è un po' presto, comunque la possibilità anche di andare con alcune trasmissioni sul digitale terrestre, su alcune televisioni locali ben precise, ma di questo ne parleremo con l'anno nuovo. Intanto domani sera alle 21.30 faremo questo esperimento, una trasmissione che la accenno, diciamo, e poi verrà condotta da una tua collega, Antonella. Molto bene, quindi lasciamo questo velo di mistero di modo che domani sera alle 21.30 gli ascoltatori siano stimolati, indotti a collegarsi. Per Assolutamente. intanto, A voi. grazie Massimo, annuncio io a mia volta che probabilmente ti daremo la linea prima per la chiusura finale, in quanto vorremmo mandare in onda una interessantissima intervista fatta venerdì scorso prima dell'inizio di una conferenza a Bari, il cui tema non posso dire per par condicio, ma lo intuirete senza alcun problema. Un'intervista fatta da Ugo al giudice imposimato. Vi suggerisco di rimanere in ascolto perché il giudice imposimato, grazie alla sua esperienza e alla sua saggezza, oserei dire, vi fornirà uno spaccato molto utile su quello che è il clima politico nel quale viviamo. E come vi invitavo durante la trasmissione precedente, state attenti alle scelte che fate perché è un momento molto molto particolare ed importante per la nostra democrazia. Detto questo, in attesa che Rosario chiami la nostra ospite Luana De Francisco, vi segnalo un paio di articoli molto interessanti pubblicati su Antimafia 2000. Su uno di questi torneremo poco prima della conclusione della trasmissione perché è strettamente attinente e relativo a quello che sarà il tema della conversazione con Luana De Francisco. Vi anticipo il titolo che è Terra dei Pronto? Fuochi. Luana? Eccoti, Sì, eccoci. buonasera Luana, Buonasera benvenuta. Luana. Buonasera, un attimo che mi sposto, così sono Sì, qui in hai silenzio, ragione, non non ho fatto disturbo i in tempo a colleghi. chiamarti. No, di Ecco. cosa stavate parlando? No, Di stavo bello, Terra dei semplicemente. Fuochi ho sentito. Sì, stavo anticipando ai nostri ascoltatori, stavo segnalando, per meglio dire, un articolo pubblicato su Antimafia 2000 che si intitola Terra dei Fuochi tra condanne e battaglie. Ed è, leggo giusto l'occhiello, tanto per dare l'idea, storica condanna a Santa Maria a Capo Vetere per disastro ambientale. La lotta alla terra dei fuochi continua senza sosta con l'impegno delle istituzioni. L'articolo è di Stefano Delle Cave. Terra dei Fuochi, la condanna a Santa Maria Capua Vetere per disastro ambientale. Ma ne darò breve lettura dopo. Per intanto ti ringraziamo per aver accettato ancora una volta il nostro invito. Sappiamo che sei in pieno lavoro, in piena redazione, per cui cercheremo di essere rapidi ma chiari come sempre. Dunque, Io ringrazio voi comunque per l'invito, sia chiaro questo, mi dispiace di essere così trafelata in questo momento, ma purtroppo capita che siamo ancora in piena, appunto come dicevi, lavorazione al giornale, Eh beh sì, in siete in redazione. chiusura, per cui questi sono i momenti più Sì. delicati per un giornale. Comunque, ecco, diciamo per intanto che tu sei coautrice
con Ugo Di Nello e Giampiero Rossi del libro Mafia Nord-Est, corruzione e riciclaggio, disastri ambientali, la prima inchiesta che mostra che la mafia esiste anche nel profondo nord. E questa è già una prima affermazione che oramai è entrata nel lessico comune, tutti abbiamo oramai compreso il livello di infiltrazione, di consolidamento dello stesso anche in terre insospettabili come il nord-est, ad esempio. E partiamo da un'inchiesta che inizia nel 93, l'inchiesta Versilia, che conduce alla scoperta di una cartiera, e in questo libro viene approfondito l'argomento, perché è una delle prime vicende di infiltrazione mafiosa nell'economia legale del Triveneto. Vuoi darci tu, Luana, un quadro della situazione? Sei sicuramente padrona dell'argomento, per cui puoi sicuramente spiegarlo meglio ai nostri ascoltatori. Sì, forse Antonella faceva riferimento all'Aspide, all'altra inchiesta Aspide, quella... sì, diciamo che tutto parte... Giusto? Sì, sì, esattamente. Sì, sì. Sì. E poi, ecco, sì, poi ti racconto, poi sintetizziamo un attimo, parliamo dell'epilogo, che poi forse è quello che diciamo così, la somma di tutto quello che è stato raccolto dagli investigatori. Tante volte poi ci si arriva quasi per caso, ci si imbatte perché purtroppo c'è una ancora poca, come dire, collaborazione da parte della popolazione anche. Molte volte c'è un'omertà che è indotta non tanto dalla paura delle ripercussioni che possono avere le rivelazioni a questo o quell'investigatore, quanto piuttosto dettata, determinata da un interesse comune a partecipare di benefici che sono evidentemente in primo luogo benefici, vantaggi economici. In questo caso qui noi parliamo dei casalesi, parliamo di una fetta di casalesi, di un gruppo di casalesi guidati da Mario Crisci, il commercialista, il cosiddetto commercialista dei casalesi, che a un certo momento si trasferisce al nord e specificatamente in Veneto per aprire una propria società che si chiamava appunto Aspide, una SRL, che formalmente era specializzata in recupero crediti, ma in realtà era dedita al prestito usura, cosa di cui peraltro non faceva nessun mistero, perché quando qualcuno, qualche imprenditore in crisi o comunque gente bisognosa di denaro, artigiani eccetera, si rivolgevano a questa società e ci andavano su indicazione, pensa un po', di bancari o di commercialisti, insomma adesso i liberi professionisti, no, che si mettono a fare gli intermediari con le organizzazioni criminali, e ci andavano ben sapendo di mettersi nelle mani di un gruppo di criminali organizzati di stampo mafioso. E questo, insomma, gli affari, questa cosa è andata avanti un bel po', fino al momento in cui non c'è stata una rivelazione da parte di una ribellione da parte di uno degli imprenditori che era rimasto a sua volta vittima, che aveva prima beneficiato e poi si è reso conto, insomma, che la stretta stava diventando mortale per la sua stessa azienda, e che ha deciso appunto di collaborare. E, come forse dicevamo già la volta scorsa, neanche a farlo apposta, l'unico, colui che ha deciso di ruotare il sacco e di chiedere aiuto sostanzialmente allo Stato, è un non veneto, è un non nordestino, ma era proprio un campano, a sua volta trasferitosi per mettersi in affari al nord. E come è andata a finire? È andata a finire che questi personaggi, a cominciare da Mario Crisci, sono finiti a processo, ed è molto interessante quello che è emerso. Quello che è emerso non è altro che il teorema di quello che poi si sta dicendo, sostenendo a ogni piè sospinto in tutti i convegni, gli incontri che si tengono in questi ultimi anni per studiare il fenomeno mafioso al nord e specificatamente al nord-est. Cioè, le parole d'ordine oramai sono diventate evasione o illusione, che dir si voglia, nero, cioè denaro contante da immettere nel circuito legale, e alterazione quindi della libera concorrenza. Quindi il teorema appunto è questo connubio tra un bisogno di autoriciclaggio
del proprio nero, del frutto del provento di attività illeciti, ma comunque frutto di reati fiscali, insomma reati abbastanza diffusi al nord, e le associazioni mafiose, quindi il supporto, l'aiuto, supporto tecnico che può fornire un'associazione di stampo mafioso nel rimescolare, rimettere in circolo tutto questo denaro, nel renderlo quindi fruibile nell'economia sana. Difatti, Luana, perdonami se ti interrompo, sì. C'è una frase che la dice lunga e che ben incornicia quello che tu affermi. Lo stesso Crisci, alla domanda del sostituto procuratore antimafia Roberto Terzo sulle ragioni che lo aveva spinto a trasferirsi a nord-est, a lavorare, tra virgolette, a nord-est, lui dice: beh, siamo venuti qui perché qui sono disonesti. E poi aggiunge: più disonesti di noi. Vede, abbiamo scelto di concentrare le nostre attività nel nord-est perché qui il territorio economico non è così onesto. Anzi, tutt'altro. Io sono un esperto in elusione fiscale. Qui lavoro bene, il margine di guadagno è buono. Quindi ecco, si intravede proprio un attecchimento consolidato e favorito magari anche da un certo tipo di mentalità che non può essere più circoscritta al meridione d'Italia, probabilmente. Bravissima, infatti è proprio lì il nucleo, cioè con quelle tre frasi, con quella risposta, Crisci ha dipinto uno scenario che è lo scenario che si sta prospettando, e non soltanto in Veneto, in quel circondario dove loro avevano fondato i propri affari, ma anche per esempio in Friuli Venezia Giulia, anche se non ci sono delle evidenze da dove io vi parlo, anche se non ci sono ancora delle evidenze investigative, e quella che non è soltanto la sensazione, bensì il sospetto investigativo, quello c'è, si sta lavorando per cercare di indurre le vittime, che poi più vittime non sono, insomma, ma sono correi in questa attività, gli stessi imprenditori che accettano di l'aiuto da organizzazioni criminali si rendono complici a loro volta, insomma, della sussistenza di questi personaggi sul territorio. Ecco, queste cose qua stanno per venire a galla, sono oggetto continuo e costante di monitoraggio. E esattamente quello che dici te, poi nel libro abbiamo riportato diversi stralci, altri stralci delle dichiarazioni rese da Mario Crisci, e chi aveva previsto ancora prima, perché il processo si celebra nel 2012, sì. Proprio quei mesi là, nell'estate del 2012, lungimirante e comunque probabilmente anche molto informato sui fatti, è stato un parlamentare, l'onorevole, vale la pena ricordare anche alla radio il suo nome perché è una persona validissima, che l'onorevole Alessandro Naccarato del PD, e fu lui a presentare un'interrogazione in Parlamento in cui prospettò proprio questo stato di cose, cioè affermò che le organizzazioni venivano importate o chiamate appunto da imprenditori con necessità economiche, bisogno di soldi, e appunto con l'intermediazione dei liberi professionisti disposti a mettersi al soldo dei boss mafiosi, di personaggi senza nessun tipo di remore, cui unico interesse è quello appunto di entrare nel sistema dell'economia legale, e questo lo si va ripetendo in ogni occasione. Loro mettono a disposizione la liquidità, magari manodopera a prezzi bassi, ti garantiscono anche la possibilità di evitare problemi, no, con i fornitori, col credito, oppure di arrivare a una liquidazione morbida o una dichiarazione di fallimento, o meglio, ti evitano il fallimento, no, perché entrano loro, certo. Diventano i soci occulti, e quindi consentono magari una continuità all'attività imprenditoriale. Però l'altra faccia della medaglia è che comunque questo fa entrare nel meccanismo, nel circuito dell'economia legale, persone che l'illegalità se la mettono sotto i piedi, ecco, che le regole del mercato se le mettono sotto i piedi. Purtroppo questo è il rischio. Dottoressa Luana, mi consenta siamo in tema perché si parla ormai tantissimo di questa voglia di riforma costituzionale, della carta costituzionale.
da parte della politica, ma secondo lei, siccome la Costituzione rappresenta uno dei meccanismi di difesa di una popolazione, dei cittadini, e con essa tutte le istituzioni che la democrazia crea sul territorio, cosa dovrebbe accadere? Di cosa dovrebbe dotarsi una società? Visto che non si parla di una riforma costituzionale che possa essere efficiente per fronteggiare il fenomeno malavitoso, mafioso, camorristico di questo paese, ma si parla di una riforma costituzionale che debba servire a rendere più agevole il meccanismo dello Stato, trascurando uno dei problemi più importanti di questo Stato. Cosa dovrebbe fare, secondo lei? Di cosa dovrebbe dotarsi una società civile per fronteggiare questo fenomeno? Senza scomodare la Corte Costituzionale e appunto le modifiche alla Costituzione che sono senz'altro volte a migliorare comunque o a correggere quelle storture che si sono andate incancrenendo nel corso degli anni, e proprio rimanendo fermi a un aspetto prettamente tecnico del problema. Cioè volevo dire Carta Costituzionale. Dottoressa, mi perdono, sì. È stata una carta, io parlavo di Carta Costituzionale, è stato un errore. Sì. Comunque no, quello che posso dire, fare mio, è un appello, un pensiero, un ragionamento che ha fatto il PM Terzo, che ho avuto il piacere, con quello che ho avuto il piacere di tenere una conferenza qualche settimana fa, e lui diceva che il rimedio è per correggere una struttura come questa, così marcata, e senz'altro sta nella prevenzione, e quale uno strumento potrebbe essere quello di escludere tempestivamente dal mercato le aziende in crisi. Non vuol dire spazzarle via, eliminare senza pietà, significa semplicemente capire quando un'azienda non ne può più, in un evidente stato di crisi, diventa in quelle condizioni là facile preda della mafia, e anziché essere aggiornata, anziché lasciarla, ci dovrebbero essere i mediatori economici, che sono, come si diceva, sì, il bancario o lo semplice sportellista, sì, che sa che il commercialista, l'avvocato, eccetera, andare a segnalare, a dire questa, fare un'istanza proprio a volte di fallimento per togliere di mezzo. Poi anche bisognerebbe rivedere un attimo la normativa sui piani di risanamento, cioè imporre regole un po' più ferre che non consentano di aggirare le garanzie a tutela dei creditori, per esempio. Insomma, correttivi molto tecnici, io direi, servirebbero. Poi potremmo parlare per ore poi a livello invece costitutivo, ma costitutivo proprio della nostra società in quanto società di persone che osservano i dettami della Costituzione. Dovremmo fare soprattutto un discorso etico, morale e culturale, soprattutto culturale, io credo. Sì, ma noi non, dottoressa, mi perdoni, io credo che anche i nostri ascoltatori ormai si siano abituati a sentire queste storie insomma, le storie della mafia, si chiami ecomafia o si chiami altro, sono più o meno tutte identiche. La ricerca alla rincorsa del denaro e del potere segue meccanismi più o meno identici in ogni settore. Ma è possibile che dobbiamo sempre rincorrere un evento che già si sia verificato e non precederlo? Cioè, il nostro Stato, secondo lei, come può, al di là di queste diciamo, soluzioni tampone, cosa dovrebbe fare? Perché abbiamo bisogno di qualcosa che prevenga. Sembra quasi che noi inseguiamo un reato dopo che sia avvenuto, ma noi dobbiamo imparare a precederlo, anzi, ad evitare che avvenga. Io capisco che questa domanda forse non dovrei porla a lei, ma come cittadino e lei come cittadina, secondo lei cosa dovremmo fare per precedere questi avvenimenti? Ma tanto per cominciare, ma io appunto non faccio le leggi, insomma, non ho le leve, ho soltanto determinate leve che sono quelle della comunicazione, quindi posso infondere magari buoni messaggi, sicuramente messaggi costruttivi, però banalissimamente da cittadina dico io, mi piacerebbe vivere in un paese in cui non mi devo vergognare di dire di appartenere al partito degli onesti. Per esempio, vorrei vivere in un paese dove ci si scandalizza di fronte a reati come la corruzione, di fronte alla concorrenza sleale. Cioè vorrei che
il corruttore e il corrotto finissero in carcere, che ci fossero pene certe, ma che ci fosse anche una modulazione delle pene, perché se uno fallisce non per dolo, ma per, c'è una bancarotta, e la bancarotta non è per dolo ma è per colpa o per un errore perché c'è una burocrazia troppo farraginosa e impestata di leggi e leggine, allora no, quindi anche una modulazione delle, vorrei una società, secondo me bisognerebbe, sì, non spetta a noi, abbiamo detto, perché noi siamo semplicemente persone che pensano e che vivono in questa società, che cercano anche di fare cose utili, però dove il reato, cioè ci fosse una percezione graduale della gravità dei reati, i reati contro la pubblica amministrazione sono rientrano nella fascia secondo me elevata. Oggi per esempio dicevo prima ad Antonella che purtroppo mi sono intrattenuta sto finendo così tardi anche perché abbiamo trattato di un caso per l'appunto di corruzione, e il soggetto che si trova in carcere da un paio di settimane è un funzionario ministeriale, è un signore che per anni, per quasi 30 anni, è stato seduto in commissioni, come coordinatore, come vicepresidente, eccetera, eccetera, in commissioni che vagliavano e poi davano il via libera a richieste di autorizzazione per esempio la commercializzazione dei prodotti di questa o di quella azienda. Che cosa ha fatto questo signore? Ha pensato bene di farsi uno stipendio parallelo milionario, perché è stata una cosa sistematica, farsi uno stipendio parallelo come? Andando a prendere, a raccogliere mazzette in tutta Italia, bussando alla porta delle aziende dicendo buongiorno, io sono quel signore che deve vidimare la vostra richiesta di autorizzazione. Vediamo un po', volete che sia vidimata in tempi rapidi? Volete che sia sicura e certa di passare il vaglio? O ecco, se lo volete, questo è il mio tariffario. Questo signore qua adesso è in carcere. Oggi gli raccontiamo che la Guardia di Finanza, quando gli è entrata in casa, ha trovato in casa, in uno dei 14 appartamenti, delle 14 abitazioni che ha a Roma, un funzionario ministeriale. Comunque, tra le tante cose che gli hanno dato in casa, oltre a buste piene di mazzette, più prova di questa, insomma, non so cosa serva, c'è stata anche un'agenda. L'agenda dove questo, alla maniera dei ragionieri più meticolosi e certosini del mondo, ha annotato, almeno dal 1989, tutte le entrate e le uscite, cioè tutto quello che lui riceveva come mazzette, tangenti. Allora, sono andata fuori tema, secondo me, perché questo è per dire che finché non, cioè, queste cose, si permette che queste cose succedano, cioè ci deve essere un controllo superiore. Qui non bastano mai i controllori, evidentemente qualcosa non ha funzionato, cioè perché l'occasione fa l'uomo ladro, anche se non in tutti i casi, bisogna essere anche un po' deviati dentro per cadere in tentazione. Però se l'assunto è tendenzialmente valido, che l'occasione fa l'uomo ladro, allora aumentiamo i controlli, allora magari imponiamo una circolarità, una rotazione nei posti di comando, nelle leve, cioè non può la stessa persona gestire uno stesso ufficio ministeriale, cioè comunque importante, pubblico, per 10, 20, 30 anni, non può, perché diventa un feudo, fa tutto quello che vuole, senza che nessuno lo veda. Ecco, non c'entra quella mafia, però è un sistema comunque che è distorto nel nostro paese, che va corretto, secondo me. Molto bene, un attimo soltanto, dottoressa, che abbiamo un problema tecnico con Bari. Massimo, ci sei per qualche notizia? Chiediamo scusa un attimo. Sì, ci sono, e vi do subito una notizia relativa al sisma, a quella scossa di terremoto che abbiamo accennato oggi a spazio aperto, che aveva interessato l'Emilia Romagna. Dunque vediamo di approfondire un attimo. Dal centrometroitaliano.it, ecco, vediamo di capirci qualcosa. Allora, in breve, terremoto oggi Emilia Romagna, Abruzzo e Marche, stamattina scossa magnitudo 3.7 a Reggio Emilia, dati INGV.
Vediamo di leggere un attimo: terremoto Emilia Romagna oggi, mercoledì 30 novembre, scossa di 3.7 avvertita a Reggio Emilia, prosegue la serie di scosse tra Marche, Umbria e Lazio dopo l'evento, magnitudo 6.5, lo ricordiamo, del 30 ottobre a Norcia. Ieri magnitudo 4.4 in provincia dell'Aquila, nel pomeriggio di oggi magnitudo 3.1 ad Arquata del Tronto, sempre dati IGV. Ecco, ricordiamo infatti l'edizione speciale che abbiamo aperto su Radio Val di Chiana, appunto sempre del circuito Radio Science Network, per aggiornare gli ascoltatori del Centro Italia della scossa di magnitudo 4.4. Dunque, alle 21.31, se non ci sono problemi tecnici, io restituisco la linea oppure vado avanti. Un attimo soltanto, Massimo, stiamo cercando di ripristinare il collegamento telefonico con Bari, che ci sono dei problemi, sì, con le linee, a quanto sembra, sì, con Bari. Vediamo se riusciamo... A momenti vi devo lasciare. Allora faccio io ecco qua. Collega che avete Massimo, in linea, giusto Massimo, anche... un attimo, perché siamo riusciti a prendere la linea. Antonella, ci sei? Ce la facciamo. Antonella, ci sei? Antonella, ci sei? Niente, non so, fai la domanda alla dottoressa mentre sì, io cerco di ripristinare. Sì, che potremmo quindi anche così dare un attimo una conclusione. Quindi volevo dire, cioè, insomma, questa mafia, questo cancro mafia non è solamente in Sud Italia, ma è anche al nord, perché tanti pensano che la cosa sia locale, che riguardi solo la Sicilia o al massimo la Calabria. Non è così. Assolutamente no, è uscita dai suoi confini della terra madre, Sicilia, Calabria, Campania, da Mo, e la prima a essere colonizzata è stata la grande, ricca Lombardia, seguita poi dal Piemonte, e adesso anche l'insospettabile Nord-Est scopre di non essere stato così immune come riteneva di essere, ma semplicemente per il fatto che ha delle caratteristiche che lo rendono attraente, il fatto stesso di essere ricco, di avere tanti istituti di credito, di avere una buona circolazione monetaria, di avere anche delle buone strade dove si può attraverso le quali ci si può muovere, cosa che in una isola come la Sicilia diventa difficile, no? Quindi se ti devi nascondere, devi allontanarti, devi far perdere le tue tracce, insomma, e poi un nord dove il nome di Pinco Pallo, che è al sud è già schedato, è conosciuto, è riverito, e dice poco o niente, anche se poi i ricorsi ai prestanome è la soluzione sempre più preferita, insomma, comunque, perché metterci la faccia personalmente è sempre un po' più rischioso, considerati gli archivi che gli investigatori della DIA hanno arricchiscono giorno dopo giorno. Quindi sì. Non siamo più un'isola felice, ecco, non lo siamo da tempo. Bene, un attimo soltanto, Massimo. Antonella, ci sei? Sì, siamo riusciti a ripristinare perlomeno il contatto telefonico. Perfetto, e mi dispiace, ecco, purtroppo la tecnologia stasera non ci aiuta, il nostro computer si è spento senza ragione, stiamo provando a riavviarlo, sembra che ci siamo riusciti. Purtroppo abbiamo perduto l'ultimo commento di Luana. E Luana, credo che tu debba anche andare, tra l'altro. Sì, cari, sì, vi devo proprio lasciare, mi dispiace. Torno di là perché sennò se i miei collaboratori mi vengono a tirare i capelli. Grazie Luana, grazie per la tua presenza, per l'impegno che ci metti, grazie, e buon lavoro a te. E buon lavoro a te e a tutta la redazione, grazie, naturalmente. Alla prossima, grazie, ciao. Alla prossima Luana, grazie, ciao, a presto. Bene Rosario, noi nel frattempo siamo riusciti a riaccendere il computer, non so dirti cosa sia accaduto, comunque ecco, sono le 22.35, io ricordo ai nostri ascoltatori che è possibile consultare tutti gli articoli pubblicati su antimafia2000.com, questa trasmissione va in onda sempre in collaborazione con antimafia2000.com. purtroppo non riesco a darvi questa sera la rassegna stampa perché c'è questo problema col PC, e chiamo subito Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti, di modo da passare poi la linea alla nostra regia per la messa in onda dell'intervista al giudice Imposimato. Massimo, sei pronto per gli ultimi aggiornamenti?
Sì, molto rapidamente. Dunque, a proposito di rassegne stampa, ecco, dal giornale.it, dunque, leggiamo quanto segue. Sisma, il governo impedisce a volontari e vigili di votare. Niente voto per chi è in centro Italia ad aiutare sfollati e ricostruzione. Urne aperte solo per militari, polizia e pompieri. Dunque, questo è un po' il titolo che vediamo. Vediamo adesso la rassegna stampa della home page della nostra testata pianetaoggitv.net. A taglio primissimo, lo speciale di Pianeta Oggi dedicato a Italo Sbrogiò, ex sindacalista, scrittore, che purtroppo ci ha lasciato domenica sera. Oggi sono svolti i funerali a Mestre, Venezia. Dunque, in questo speciale c'è il commento di Gianfranco Bettin, attivista politico, scrittore e saggista, ex prosindaco di Mestre, che lo avevamo intervistato in occasione della pubblicazione dell'ultimo libro di Italo Sbrogiò, dal titolo La fiaba di una città industriale, 1953-1993, 40 anni di lotte. Ricordo lotte che ci hanno dato poi a noi, nel momento in cui ci siamo affacciati nel mondo del lavoro, dei diritti, quindi un lavoro più, come si può dire, a dimensione di uomo, non di schiavo, per essere chiari. Oggi li stanno, questi diritti, distruggendo a colpi di penna. E dunque, mai come, ripeto, oggi è importante la memoria che ci ha lasciato Italo Sbrogiò, il suo libro, la fiaba di una città industriale. Qui racconta un po' tutti gli anni di lotte, appunto, per la tutela dei diritti. Quindi benvenga questo libro. Ringrazio anzi la casa editrice El Cuero, di Davide Livieri, che vi proporremo magari più avanti un'intervista, perché questa memoria deve essere portata avanti. Poi, per finire, a taglio medio della nostra homepage di pianetaoggitv.net, lo speciale di Pandora TV, l'emittente online All News di Roma, diretta da Giulietto Chiesa, lo speciale dal titolo Il treno nucleare della Russia. Poi a seguire un altro settimanale di Pianeta Oggi TV, il tema Le caratteristiche del bambù, da Fiume Veneto, Pordenone, intervista Lorenzo Bar, presidente dell'Associazione Italiana Bambù, e a seguire Angelo Speranza, organizzatore della conferenza, Alessio Prosser, assessore all'urbanistica di Fiume Veneto. Trasmissione questa, compreso anche lo speciale dedicato a Italo Sbrogiò, che vanno in onda anche sul circuito radio televisione terrestre e Science Network. Bene, alle 22.38 vediamo se abbiamo qualche ultima ora, ma c'è una dal televideo della RAI, vedo che c'è una notizia interessante, un po' curiosa. Bob Dylan snobba anche la Casa Bianca. Dopo aver snobbato la cerimonia a Stoccolma per il Nobel per la letteratura a lui assegnato, Bob Dylan non è neanche andato alla Casa Bianca all'incontro tra il presidente USA Obama e i vincitori americani del premio Nobel. Poi la notizia prosegue: non si conoscono i motivi dell'assenza. Il portavoce della Casa Bianca ha ricordato che il presidente e il cantautore si sono incontrati in precedenza e che a Obama è piaciuto il colloquio. Il Nobel venne assegnato a Dylan il 13 ottobre. Bene, è tutto. Abbiamo aggiornato anche per quanto riguarda la scossa che c'è stata questa mattina in Emilia-Romagna, a Reggio Emilia. Dunque, non è veramente tutto. Alle 22.40 restituisco la linea ad Antonella Intranò e Ugo Lombardi. Grazie Massimo Bonella, ci scusiamo per gli ascoltatori, ma purtroppo non siamo in grado di fornirvi quest'oggi la rassegna stampa di antimafia2000.com, e comunque è consultabile in qualunque momento, naturalmente. Bene, io ripasso la linea alla regia centrale, a Rosario Moreno, per la messa in onda dell'intervista al giudice Imposimato. Ringrazio Massimo Bonella, editorialista di pianetaoggitv.net da Venezia, ringrazio Rosario per la regia centrale da Treviso, saluto
saluto Ugo e lo ringrazio per l'assistenza da Modena e salutiamo voi ascoltatori dandovi appuntamento mercoledì prossimo alle 18.30 per la diretta di Spazio Aperto e alle 22 per la diretta di Osservatorio Antimafia. Grazie a tutti e buonanotte. Arrivederci. Bene, cari amici, ciao, allora dimmi Massimo, volevi dire qualcosa, scusami. Salutavo e basta. Visto che mi hai ridato la linea, ricordo domani sera alle 21.30 rassegna stampa sperimentale, quindi non mancate, e dopodiché i programmi della rete di Radio Science. Molto bene, allora siamo così, passiamo allora con queste bellissime interviste. Antonella, devo dirti che l'ho voluta passare tutti i giorni questa intervista su Radio Science e sui canali associati al posto della rassegna stampa, perché mi è piaciuta tantissimo ed è giusto che quanto più ascoltatori possano seguirci. Bene, andiamo con la rassegna stampa, cioè con l'intervista al giudice Imposimata. Parlavo della rassegna stampa, eccetera. Benissimo. Grazie Rosario. Buonasera, siamo con il giudice Ferdinando Imposimato, illustre ospite quest'oggi della città di Bari, e quindi abbiamo avuto l'opportunità, l'occasione di intervistarlo, soprattutto per parlare di argomenti importanti, adesso molto attuali, come quello del referendum costituzionale. Il giudice Imposimato ha un curriculum vastissimo, ci perderemo un'intera intervista per elencare i meriti e le competenze e le professionalità del giudice Imposimato. Però io desidererei entrare subito in argomento e chiederle, a proposito del referendum, una Europa che è priva di una sua struttura costituzionale, di una carta costituzionale, può invitare un paese membro come l'Italia a verificarne la propria e a portarne delle modifiche? Guardi, l'Europa non può assolutamente fare questo, anche perché è accertato che l'Europa è stata guidata da personaggi che non erano indipendenti ma erano al servizio di quel governo mondiale invisibile che finora ha condizionato la vita di molti paesi democratici. Mi riferisco per esempio a Manuel Barroso, che ha fatto parte del gruppo e fa tuttora parte del gruppo Bilderberg, che fa parte anche di altre associazioni come la Trilateral e come altre associazioni paramassoniche. La stessa cosa posso dire anche di Romano Prodi, che è stato un leader dell'Europa e che ha fatto parte del gruppo Bilderberg e di altre associazioni. La stessa cosa si può dire di Mario Monti, che ha fatto parte di associazioni massoniche e paramassoniche come il gruppo Bilderberg. Ora, queste persone che hanno servito non gli interessi dell'Europa, ma hanno servito interessi di multinazionali, di gruppi finanziari potentissimi che sono soprattutto negli Stati Uniti, non possono dare nessun giudizio, perché loro si devono stare zitti, perché fino a poco tempo fa si poteva anche non conoscere la loro storia. Oggi sappiamo che cos'è l'Europa, è un'organizzazione sovranazionale guidata da personaggi che sono al servizio non dell'Europa ma di questo governo mondiale invisibile di cui Bilderberg è una delle componenti. Questo governo ha fatto anche cose terribili, come quella di favorire la strategia della tensione nel nostro paese. Questo io l'ho scritto in un libro che si chiama La Repubblica delle Stragi Impunite, in cui finalmente mi sono reso conto che per anni noi abbiamo creduto a verità non vere, perché purtroppo la stampa è spesso asservita a questi poteri forti. Mi riferisco non solo alla stampa italiana, ma anche soprattutto alla stampa americana. Però è accaduto un fatto che quattro mesi fa sono stato a Lisbona e in quei giorni in cui ero a Lisbona ho letto degli articoli di pagine intere in cui si parlava dell'appartenenza di Manuel Barroso a questi enti sovranazionali come Bilderberg, cioè una stampa, quella
portoghese che incredibilmente è molto più libera della stampa italiana. Quindi questo è importante perché noi abbiamo una ripulsa totale, io perlomeno, nei confronti di questi signori che dall'Europa ci consigliano di fare delle cose perché noi dobbiamo fare l'esatto contrario di quelle che ci dicono. Infatti la riforma della Costituzione prevede uno spostamento verso diciamo la parte, l'aspetto governativo e meno importante quello legislativo, cioè una perdita di una parificazione, una perdita di una orizzontalità a favore di una verticalizzazione. Tutto questo favorisce questo progetto di cui lei parlava. Guarda, nella nostra storia repubblicana sono state diverse stragi che sono state commesse in vista di un progetto politico ben preciso, che era la Repubblica presidenziale. Questo progetto è fallito perché la Costituzione repubblicana ha resistito, e questo glielo posso dire anche come giudice, ex giudice istruttore, che ha trovato nella Costituzione un baluardo, uno strumento di difesa che non avremmo avuto se non ci fosse stata la Costituzione. Questo vale anche per Falcone e per Borsellino. Questa riforma è la prosecuzione della strategia della tensione, e se qualcuno pensa che io esageri, sbaglia, perché io ho fatto una riflessione. Perché? Perché si tende ancora una volta a dare le mani, poteri enormi nelle mani di una stessa persona che è il Presidente del Consiglio. E poi si vuole contemporaneamente svuotare di contenuti tutti gli organi di garanzia, Corte Costituzionale, che deve diventare un organo della maggioranza. Consiglio Superiore della Magistratura, che deve essere controllato dal Presidente del Consiglio attraverso i vertici anche della magistratura, e inoltre lo stesso Parlamento, in cui bisogna annullare la volontà da parte dell'opposizione, ma lo stesso Presidente della Repubblica deve diventare espressione della maggioranza e non più di tutto il Parlamento. Quindi questa riforma va in questa direzione, e che questo sia vero è dimostrato dal fatto che c'è un documento che è stato emesso, diffuso dal JP Morgan del 28 maggio del 2013, le date sono importanti. In questo documento si dice che nei paesi del sud Europa, in particolare dell'Italia, ci sono delle anomalie, secondo loro, nelle costituzioni, perché si danno troppi poteri al Parlamento e pochi poteri al governo, e che bisogna cambiare indirizzo, primo. Secondo, che ci sono dei riconoscimenti per i diritti dei lavoratori che non vanno, che non devono essere mantenuti nella Costituzione, che bisogna limitare il diritto di protesta dei lavoratori, che bisogna modificare la struttura dello Stato, creando uno Stato in cui maggiori poteri vengono dati al Presidente del Consiglio. Ora, tutto questo è stato recepito dalla riforma, questa è l'essenza della riforma, a parte la serie di nefandezze che sono fatte ai danni delle regioni e delle autonomie regionali, perché questo progetto JP Morgan parla anche dei troppi poteri che vengono dati alle regioni. Quindi, allora, questo progetto di riforma è la precisa rappresentazione del programma di JP Morgan, che è quello stesso soggetto condannato in America al pagare 31 miliardi e 600 milioni di dollari per aver truffato migliaia e migliaia di investitori, e che oggi ha rapporti diretti molto stretti con il Presidente del Consiglio. Attraverso chi? Attraverso l'amministratore delegato, che si chiama James Dimon, che è appunto il referente del Presidente del Consiglio, anche perché dovrebbero questi due
cioè Presidente del Consiglio, e Dimon, che è l'amministratore del JP Morgan, risolvere per esempio il problema del salvataggio del Monte dei Paschi di Siena, cosa assolutamente falsa, perché l'unica cosa certa di questa operazione è che la JP Morgan riceverà una provvigione di alcuni milioni di dollari che verranno incamerati, mentre purtroppo il Monte dei Paschi di Siena non si servirà, non si salverà, perché è stato oggetto di rapine vere e proprie e di peculati da parte di esponenti politici che sono stati finanziati per moltissimi anni. Quindi questa riforma è esattamente questo, cioè non l'espressione della volontà del Parlamento, ma l'espressione della volontà del governo, che non aveva titolo per intervenire per promuovere questa riforma, perché il governo è proprio per volontà dei padri costituenti fuori dal processo costituente, lo ha detto Piero Colamandrei, lo ha detto Alcide De Gasperi e lo ha detto anche Umberto Terracini. Io ho letto bene queste cose, loro non possono proprio, non dovevano nemmeno stare nei banchi del governo quando è stata approvata la... Benissimo, giudice Imposimato, a parte i valori dove si vogliono portare delle modifiche della Costituzione e a parte le funzioni, lei accennava prima al titolo quinto, cosa ne pensa dell'articolo 67, ovvero il vincolo di mandato? L'articolo 67, diciamo. Sì, credo che... Allora, questa è un'altra aberrazione della riforma, perché si dice che il parlamentare non è più rappresentante della nazione. Questo è un fatto molto grave, perché si vuole trasformare il parlamentare da espressione della volontà popolare, quindi esponente interprete dei sentimenti di tutta la nazione, della Repubblica, invece deve diventare espressione della volontà dei partiti, e non va bene, perché spesso i partiti sono coinvolti in gravi scandali e fanno gli interessi propri, non fanno gli interessi della nazione. Quindi questa è una delle peggiori riforme che si possano immaginare. Ma non è solo questo, questa è una delle tante. Un'altra cosa di cui non si parla è quello dei privilegi che sono stati legalizzati attraverso l'articolo 40, perché l'articolo 40 prevede la costituzionalizzazione dell'autonomia della Camera, del Senato e del Quirinale, e purtroppo anche della Corte Costituzionale, nell'aumentare gli stipendi dei membri di questi quattro soggetti senza limiti. Prevede questa riforma dell'articolo 40, terzo comma, ultima parte, prevede la possibilità di fare appalti d'oro che costano miliardi ai cittadini, di pagare affitti d'oro che costano miliardi e di fare, diciamo, gli aumenti degli stipendi che sono sproporzionati, al punto che ci sono alcuni soggetti del Senato della Repubblica che hanno protestato, perché hanno detto: noi non vogliamo questi privilegi, vogliamo avere degli stipendi come tutti quanti gli altri. Contemporaneamente si è fatta una legge di riforma della scuola per asservire la scuola, che resta l'unico baluardo di libertà del nostro paese. Dopo l'asservimento della stampa e della televisione restava la scuola, e hanno fatto la riforma della scuola, che è qualcosa di orribile e noi respingiamo nettamente. Ecco, giudice Imposimato, abbiamo accennato al titolo quinto, cioè l'argomento che riguarda i rapporti fra lo Stato e gli enti locali. Lo Stato paga ciò che le regioni spendono. Lei come vede questa proposta di riforma? Questa è una delle cose più aberranti che sono state fatte, perché prima di tutto le regioni a statuto speciale non sono state toccate, mentre sono state toccate tutte le altre regioni, le quali subiranno una perdita di competenza in materie fondamentali quali l'energia,
quali il turismo, quali la cultura, quali le infrastrutture. Di questo si è accorto anche il governatore Emiliano, il quale ha fatto una giusta dichiarazione parlando del pericolo che corrono le regioni come proprio quella, come la Puglia, che perderà qualunque autorità, autonomia. E questo va contro l'articolo 5 della Costituzione, che dice che deve essere garantita l'autonomia. Questo non significa che devono rubare l'autonomia, però nella gestione del territorio. E qui in questa riforma avviene l'esatto contrario, cioè si dice che non si vuole toccare la prima parte, invece si intacca proprio la prima parte della Costituzione. E quindi questa, diciamo, questa parte è molto importante, però io vorrei fare un appello al governatore Emiliano a uscire allo scoperto, perché questa cosa di dire una cosa e poi di scomparire non va bene. Siccome lui ha una grande autorevolezza in questa materia, se si perde questa battaglia lui sarà uno dei responsabili per colpa, in omettendo e in vigilando. Quindi io, che conosco bene Emiliano e che io stimo Emiliano, anzi mi fa piacere che è schierato dalla parte del no, proprio deve essere molto incisivo, soprattutto in questi giorni, perché non si possono fare accordi con un premier che fa queste cose che tendono a distruggere le regioni. Un'ultima cosa le voglio dire: molti non sanno che le regioni avranno diversi poteri in relazione alla popolazione. Mi spiego. Ci sono, è scritto nell'articolo 57 che il numero dei senatori è proporzionato alla popolazione. Allora noi avremo che la regione Lombardia, 10 milioni di abitanti, avrà 15 senatori o 14, mentre regioni piccole come la Puglia avranno 2 o 3 senatori. Questo comporterà che 9 regioni avranno 69 senatori e le altre 12 avranno 26 senatori. Quindi questo significa che tutte le grandi regioni del nord potranno decidere su come distribuire le risorse che l'Unione Europea deve dare alle regioni. Ora, se questo non è un'assurdità, questo non sta scritto, questo, diciamo, è il frutto di una ricerca che ho fatto fare io al Senato per vedere quale sarà la composizione del Senato in relazione alla popolazione che esiste nel nostro paese. Ma lei mi ritiene che questo Senato, che sarà un Senato non eletto, potrà fare gli interessi della nazione intera? No, assolutamente. Questo Senato è stato creato per salvare delle persone che erano sottoposte a procedimento penale, perché nel progetto che io ho letto del Presidente del Consiglio, il progetto iniziale del 2011-2012 era di fare una sola Camera. Poi, siccome si è creato tutta una serie di scandali che hanno coinvolto diversi consiglieri regionali, allora si è creata questa specie di Senato delle Regioni, che però, attenzione, fate caso, non si chiama Senato delle Regioni, si chiama Senato della Repubblica. E sapete perché? Perché questo deve servire a giustificare la immunità parlamentare che viene data al Senato, ai senatori che non sono senatori della Repubblica, ma sono senatori delle Regioni. Quindi questo non è stato un lapsus linguistico, è stato un preciso disegno che serve a garantire ai senatori responsabili, accusati di fatti gravi, l'immunità, mentre i loro complici che non hanno l'immunità potranno essere tranquillamente condannati. Una ultima domanda: a lei, che ha lottato e lotta contro la malavita organizzata sempre, e il suo cavallo di battaglia è sempre stato questo, secondo lei votare no significa votare contro la mafia? Guarda, votare no sicuramente significa votare contro la mafia. Perché? Perché votare no significa salvare la Costituzione repubblicana del 48.
significa dare una protezione ai magistrati che non avranno più l'autonomia se dovesse prevalere la riforma costituzionale. Cioè, se prevale, io condivido quello che ha detto il mio amico Di Matteo, cioè ha detto: io ho giurato fedeltà a questa Costituzione, non al governo. Io ho giurato fedeltà a questa Costituzione, non a questo Parlamento, che è un Parlamento illegittimo, secondo quello che ha detto la Corte Costituzionale. Se, secondo me l'ha detto molto tardi, perché ha fatto passare 10 anni prima di dire. Oggi dovrebbe decidere prima questa della legittimità costituzionale sia dell'Italicum e sia di questa stessa riforma, che è incostituzionale soprattutto per il fatto che è stato tolto ai cittadini il diritto di voto, e il diritto di voto è espressione della volontà popolare, è l'unico diritto espressione della volontà popolare. Bene, io ringrazio il giudice Imposimato della sua cortesia. Io e noi di Radio Science speriamo di poterla riavere nuovamente nostro ospite, soprattutto nelle nostre trasmissioni che facciamo ogni mercoledì. Grazie per la sua disponibilità. Grazie. E tantissimo buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Buon lavoro a voi. Grazie. Perché Antimafia 2000 è un soggetto molto importante. Grazie.